Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Interviste dal Futuro. Oggi abbiamo un super, 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 super ospite che è chiaramente Jeffrey Weissman ed è pronto al collegamento. Ma intanto vi presento un po' di miei compagni di avventura, cominciando da una colonna portante appunto della trasmissione, che è il nostro carissimo Alan, proprietario di una DeLorean, nonché interprete della puntata. Alan, Ciao, benvenuto. ciao, grazie, ciao a tutti. Sì, Sei carico, pronto per questa nuova carichissimo, avventura? carichissimo. Poi, come facciamo a non presentare chiaramente una malata di memorabilia, di giochi, gadget, eccetera, ne sa più del diavolo, direttamente da BTTF Memorabilia. Benvenuta Monica Morini. Ciao, ciao a tutti, ciao, Ciao. grazie, ciao Alan, ciao Alessio. Ciao. E per finire, chiaramente loro sono gli ultimi arrivati, ma gli ultimi saranno sempre i primi. Sono ovviamente la nostra band di Ritorno al Futuro e non solo. Loro vengono da Taranto, Lil Valley Band. Benvenuti. Ciao, Ci sono siete, Teresa. ragazzi? Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. E, che dire, io in questo momento direi di presentare il nostro ospite. Ci siamo? Siamo. Sì. Signore e signori, ladies and gentlemen, o traducito in meglio Alan, per favore, ecco a voi il Jeffrey Weissman. Ladies and gentlemen, Jeffrey Weissman. Buonasera a tutti. Wow. Ciao. Hi. I'm just a fool who well fall in love with Welcome, Jeffrey. Allora, procediamo così, facciamo una domanda per uno e poi ci sarà chiaramente una tu per tu fra Jeffrey e Alan con tutti i segreti del film, della carriera di Jeffrey e quant'altro. Incomincio io con la domanda e poi tradurrai di Alan e ci sarà la risposta. Poi a seguire Monica e ultimo il Valley Band. La mia domanda è: come ha fatto entrare lui nel cast di Ritorno al Futuro 2? Okay, so Jeffrey from Alessio. Scusiamo. So first question, how did you get the opportunity to get involved into Back to the Future 2? I've been working as an actor since 1978 in Hollywood. E And quindi lavorava dal 78 come attore a Hollywood. in 1982, I started going up on very large roles. I screen tested for the leads in War Games, was up for Lady Hawk. I had in '84 worked with Clint Eastwood on Pale Rider. I'll slow down. Ok, quindi nell'82 ha iniziato ad avere i ruoli un po' più grossi, quindi ha lavorato a Lady Hawk, ha lavorato con Clint Eastwood in Pale Rider nell'85 And screen tested for War Games. e War Games, che è un altro film nell'82. After working with Clint Eastwood on Pale Rider and various television shows, was working at Universal Studios in Hollywood. E quindi dopo aver lavorato con Clint Eastwood a Pale Rider e in alcuni TV show, lavorava agli Universal Studios a Hollywood. So if you came to Hollywood to Universal Studios between 1987 and 2001, and you saw Laurel and Hardy, was it Gordo e Flacco? Staglio e olio, we call them. Stanlio and Ollio, Yeah. Stanlio and Ollio, or Charlie Chaplin, or Groucho Marx, and you had your photo with them, it may have been me. Ah, ok, quindi praticamente se qualcuno di noi o del pubblico è stato agli Universal Studios tra l'87 e il 2005, credo, praticamente lui faceva le parti di Staglio Olio o Groucho Marx as well, agli Universal Studios praticamente, quindi poteva capitare che lo beccavi lì.
And while I was working there in 1988, I got a call from an agent that handled lookalikes and asked if I knew who Crispin Glover is. Mm-hmm. E quindi praticamente nell'88 ha avuto una chiamata da un agente che cercava lookalike, quindi gente simile ad altri attori, controfigure magari, e gli ha chiesto se conosceva Crispin Glover. And I said yes. I actually was friends with Crispin. We had worked together on a film the year before he got the first The Back to the Future movie at the American Film Institute. E quindi lui disse sì, lo conosco, e aveva lavorato anche assieme a Crispin Glover a un altro film prima ancora di Ritorno al Futuro parte 1. And they invited me to come in to be just his photo double or stand-in. Mm-hmm. E quindi l'hanno invitato a fare praticamente quello che doveva solo essere il suo doppione da foto o stand-in, lo chiamano, è quello che praticamente tiene solo il posto dell'attore principale ma non recita nel film. I called Crispin and left him a message saying, you know, I need the work, say a good word for me. E quindi lui ha chiamato Crispin Glover e gli ha chiesto metti buona parola per me perché mi serve il lavoro. And I didn't hear back from him, but I started going in for auditions. Mm-hmm. E non ha più sentito risposta da Crispin Glover, ma ha cominciato ad andare nel film per fare audizioni per questa cosa. Prosthetic makeup fittings and body cast fittings. E quindi gli hanno fatto provare tutte le modifiche facciali e anche del corpo. I imagined they needed George in multiple places at the same time. I figured they needed more than one George. Ah, ok, quindi praticamente lui pensava di essere andato dentro come seconda controfigura di George McFly, nel caso magari dovessero filmare alcune scene dove si vedeva George in due tempi diversi contemporaneamente, magari, e quindi lui pensava di essere solo la copia, diciamo, dell'altro tempo. And I had a screen test for Robert Zemeckis and Dean Cundey in the Young George makeup. E quindi ho fatto uno screen test, quindi un provino, per Robert Zemeckis e Dean Cundey, che era il direttore della fotografia, con il makeup addosso, quindi il trucco addosso da George McFly. And what tipped me off that they may not have Crispin was when Zemeckis asked the cinematographer Dean Cundey, what do you think? And Dean said, I think we have Crispin without the trouble. Ok, quindi praticamente quello che gli ha fatto capire che in realtà non avevano Crispin Glover a lavorare nel film è che a un certo punto Dean Cundey, il direttore della fotografia, praticamente Zemeckis gli ha chiesto cosa ne pensi e lui fa, penso che abbiamo Crispin ma senza tutti i casini che ci sono attorno. Ok. Adesso passiamo, se va bene, a una domanda appunto di Monica, prego, e poi la band. Sì, ciao Jeffrey. Io ti volevo chiedere se per caso hai da raccontare qualche aneddoto simpatico o particolare che è accaduto sul set, magari insieme anche ad altri attori, insomma, se c'è qualche aneddoto carino da raccontarci. Ok, so Monica is asking if there's any like fun fact or anything funny or like quirky that happened on the set while working with the other actors and just in general. Oh, yes. Can you tell us one or two, maybe? When George of 2015 comes in from the front door. Mm-hmm. Quindi quando George nel 2015 a testa in giù arriva dalla porta d'ingresso in casa. Michael J. Fox as Marlene was put into orange hot pants. Michael J. Fox, praticamente, quando era vestito da sua figlia, gli avevano messo dei pantaloncini corti arancioni. And they kind of stuffed his butt. E gli avevano anche imbottito il sedere per farlo più... And because my head was level with his butt, I thought it looked like a pumpkin. E quindi, siccome lui era testa in giù e con la sua testa era a livello del sedere di Michael J. Fox, il sedere gli sembrava come una zucca. And in the American and English version,
I improvised the line, "How's granddad's little pumpkin?" E quindi nella versione americana, ovviamente, la sua battuta è "Come sta la piccola zucca del nonno?" che in italiano sappiamo che è passerottino, invece. And I know it's different in Italian. Yeah. Yeah. Quindi praticamente sappiamo perché dice piccola zucca, perché si riferiva al sedere di Michael J. Fox, ed è una battuta che lui ha improvvisato. Okay. Also, in the, you know, "Fruit Please," where the fruit comes down from the ceiling, this is cut from the film. Ok, c'è una scena che è tagliata dal film, quando viene giù la frutta dal soffitto nella sala da pranzo. Lorraine says to Marlene, "Give your granddad a piece of fruit," and George gets a banana. E quindi Marlene, no, Lorraine dice a Marlene di dare una frutta al nonno, e Marlene gli dà una banana. And I try to eat the banana upside down, and the peel keeps slapping me in the face. Well, e quindi lui prova a mangiare la banana testa in giù, e la buccia di banana continua a sbattergli in faccia. And Zemeckis thought it was funny. E Zemeckis pensava che fosse divertente. But it was cut from the film. Ma per qualche motivo l'hanno tagliato dal film. Okay. Also, when the pizza comes out of the oven, you know, when the pizza comes out, Lorraine says, "George, rotate your axis for dinner." Ah, ok. Quando la pizza viene fuori dall'idratatore, Lorraine dice a George di ruotarsi praticamente per mangiare la pizza. And for this effect, I'm in a body cast. E per questo effetto l'hanno messo in una specie di armatura, qualcosa per il corpo, per poterlo roteare. And my costume is over the body cast, and out of the back is a pipe that goes through the set. Wow. E quindi il suo corpo è in questa armatura con un tubo che gli esce dalla schiena, che è collegato al set per poterlo praticamente tutto ruotare. So the on cue, when I go four, I do a golf swing, four, and the teamster on the other side of the set spins the wheel, turns the wheel, and George spins, and I do my Crispin laugh, my That's too bad that they cut that off the movie. E quindi praticamente dopo che lo ruotano con questa cosa, lui fa la risata di George McFly, come faceva Crispin, insomma. Classica. Ragazzi, invece adesso ultima domanda per il Valley Band, e poi dopo lasciamo in un attimo tutto loro, Alan e Jeffrey. Quale personaggio avrebbe voluto interpretare in questo film, oltre chiaramente a quello che ha fatto, se ha un desiderio nascosto, insomma. So Jeffrey, so they're asking if there was another character in the movie that you wished that you would have played instead of George McFly in like a fantasy world. I was a huge fan of the first film, and you know, I'm already a fan of Michael J. Fox and Christopher Lloyd and Leah, and I thought they were fantastic. Era lui un grandissimo fan del primo film e di Michael J. Fox, di Leah Thompson, e pensava che fossero stati fantastici, insomma. And when Crispin came on the screen, I was like, I know him, he's fantastic, he was knocking it out of the park. E quindi quando ha visto che c'era Crispin nel film, siccome lui lo conosceva anche, ha detto, ah, è fantastico, io lo conosco, sta facendo un grandissimo lavoro. I really couldn't imagine them doing the sequels without him. E non avrebbe mai potuto immaginare che avrebbero deciso di fare il secondo film senza Crispin. In part three, the role of Seamus McFly was supposed to be played by Crispin. Ah, in parte tre il ruolo di Seamus McFly doveva essere originariamente fatto da Crispin Glover. And because I don't look like any of the other cast, no one in the audience knew me, it didn't make sense for me to play Seamus. E quindi siccome lui però non assomigliava a nessuno degli altri cast, non aveva senso farlo fare a lui. So they give it to Michael. Michael J. Fox. As if he didn't have enough to do already.
Come se non avesse già avuto abbastanza da fare Michael J. Fox. But because Crispin was apparently a little unprofessional and causing a lot of trouble on the first shoot. Mm-hmm. Però siccome Crispin sembrava che fosse un po' poco professionale e che stesse creando un po' di guai durante lo shooting. Bob and Bob wrote that George is to be hung upside down because a car falls out of the sky while he's playing golf and he wrenches his back. E quindi due Bob praticamente scrissero la parte di George McFly mettendolo a testa in giù perché apparentemente una macchina era caduta dal cielo mentre giocava a golf e si era infortunato. Kind of to torture him. E quindi l'hanno fatto apposta questa cosa, quando pensavano ancora che Crispin sarebbe stato nel film, hanno fatto apposta a metterlo a testa in giù come ruolo per vendicarsi del fatto che nel primo film fosse stato un po' un combina guai, diciamo. So during the shoot, Bob Gale came to me and said, "We'll find you another part with no makeup." E quindi durante lo shooting, Bob Gale è arrivato da lui e gli ha fatto: "Troviamo un altro ruolo senza trucco." So I look in the script and I like the role of the Western Union guy who delivers the telegram. I asked for that role. Okay. Ah. E quindi a lui piaceva il ruolo del tizio della Western Union che porta la lettera a Marty alla fine del secondo capitolo, della lettera di Doc. And at that point Bob says, "Well, I think that's already been cast. We'll find you a cowboy role." E Bob disse che quel ruolo era già stato preso e gli disse che gli avrebbe trovato un ruolo da cowboy nel West. Perfetto. Allora, in questo momento passiamo la palla al nostro Alan. Ok, ci salutiamo noi, ci vediamo dopo e pensate la vostra avventura molto 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 interessante fra voi due e tutti i segreti di Jeffy. A fra poco e buon viaggio a tutti e seguite che è interessantissimo. Il Valley, a fra poco, Monica a fra poco. All right, let's take a look at some of the goodies. Guardiamo un po' le cose che Jeffrey ha da mostrarci, si guarderanno un po' di foto e video inediti mai visti da nessuna parte, penso a quello che ha detto Jeffrey, quindi sono curioso anch'io di vederli. What would you like to start with? I think we could start with the set and the shooting and set images. Okay, give me a second, please. Quindi cominciamo con i video e foto di backstage durante le riprese. Let's see what I got here. Okay. just a moment and do this and we'll go like that. Can you see this? Just a second. I think Alessio has to share. Okay, cool. Eccolo. Yes, we're seeing that. You are good. And so let me get back to it. Give me a second. Mm-hmm. Okay. So as you can see, we had to recreate the enchantment under the sea dance and the fight in the parking lot. Allora, qui era ovviamente la scena quando hanno dovuto ricreare il combattimento tra George e Biff nel parcheggio. Are you okay? E questo è lui che gli chiede se va tutto bene. This is just before the banana. You see, Marlene has the banana she's going to hand to me. Ok, questa è la scena prima che Marlene, cioè Michael J. Fox, gli passasse la banana, quello di cui parlavamo prima, e lui è appeso testa in giù. And the banana. E questa è la scena della banana di cui lui parlava. This is backstage, of course, at the Enchantment Under the Sea dance. And this is not Michael. This is Michael's photo double, Kevin. Ok, questo è ovviamente alla fine del ballo, quando Marty li saluta. E questo, come potete vedere, non è Michael J. Fox, ma è la controfigura di Michael J. Fox. This is just before he gets knocked out, opening the door. Right. Yeah.
Quindi praticamente questo è quello che si vede nella porta quando il vero Marty esce dalla porta e sta per avere il confronto, il combattimento con Biff fuori dalla porta. As you can see, we had very long days when we were shooting the 2015 interiors of the McFly household. E quindi dice che avevano giorni di riprese lunghissime quando filmavano l'interno della casa McFly. Over about 2 weeks, some of the days were 19 hours, 21 hours. I had a 26 hour long day. Wow. Dice che per filmare la scena solo della sala da pranzo sono volute 2 settimane e certi giorni filmavano per 19 ore, un giorno ho filmato per 26 ore. Most of that time hanging upside down. E la maggior parte del tempo appeso a testa in giù. This is my hang-in. Often actors have a stand-in. E dice che praticamente di solito gli attori quando fanno pausa tra una ripresa e l'altra hanno degli stand-in, si chiamano, che sono delle specie di controfigure che servono per mantenere il loro posto. The stand-in, stand-in or hang-in in this case are so the crew can light the scene while the actors either take a break or get made up or change costume. E questi stand-in servono perché così la troupe può illuminare la scena e continuare a fare tutte le loro prove senza l'attore, diciamo. Però lui, siccome nessuno voleva stare a pezzo testa in giù, aveva questo manichino. One of the few shots of old George actually standing. Questo è uno dei pochi, è una delle poche foto di George McFly da vecchio che sta in piedi. This is from part 3. Questo è da parte 3, ovviamente la scena quando c'è tutta la famiglia. George, age 17, 47, here is 47, and then 77. Ok, quindi lui ha fatto il ruolo di George a 17 anni, a 47 anni e a 77 anni, sono le tre parti che ha fatto. This is a cool shot of Griff's gang and their stunt doubles. Questa è una foto della gang di Griff e le loro controfigure. Gary and Ricky and Darlene and I think it was Cheryl who just passed away. Jason and Richie. Anyway, this is Michael and Charlie was his stunt double. Mm-hmm. Bobby was his stand-in and Kevin was his photo double. Ok, queste sono le tre controfigure di Michael J. Fox. Quello alla destra era lo stuntman che faceva tutte le cose un po' più d'azione. Quello alla sinistra è quello che faceva lo stand-in di cui abbiamo parlato prima e quello a sinistra è quello che faceva Charlie, il photo double, insomma. Charlie, Robert e Kevin. Charlie, Robert e Kevin. I've made friends with a lot of the effects people over the years and live not too far from the Kerner Optical where ILM did a lot of the special effects for the film. Quindi lui dice che è diventato amico con un sacco di gente che ha lavorato per gli effetti speciali del film. And here you can see recreating the fight with Tom. Questa è la scena in cui hanno ricreato il combattimento con Biff, che ovviamente nel film non si vede da così vicino. With Zemeckis here. Questo con Zemeckis. Zemeckis is a very wonderful director to work for. Mm-hmm. He, dice che Zemeckis è un regista fantastico con cui lavorare. He you know, is very smart and cast very well, and mainly kicked back and just solved problems as they arose. E dice che è molto intelligente, è molto bravo a scegliere le persone con cui lavora. Because of all the technology, using a camera that was run by a computer, it was a computer program, one of the first of its kind, there were a lot of technical difficulties since the technology was brand new. Mm-hmm. Ah, dice che praticamente per fare le scene con i doppioni, o con Michael J. Fox che faceva per dire tre personaggi diversi, hanno usato una tecnologia che era stata inventata proprio per questo film e quindi hanno avuto anche molti problemi tecnici. And here the immortal kiss with Lorraine and George. Mm-hmm. E questa è la scena del bacio, Lorraine e George.
This is how I would take breaks because they didn't always want to take me down because it was very complicated and take extra time. So they would just pull up this ladder with a board on it, and my handler from ILM would, you know, say, do a sit up and slide it under me. And I would be left alone on the set. Praticamente quando doveva fare delle pause, siccome ci voleva tanto tempo per tirarlo su e giù dall'imbragatura testa in giù, lo mettevano su questo scala, panchetto, per permettergli di riposare un attimo. Yeah, well, everyone go take a coffee break, I'd be there on this set. Laying there. This is our cinematographer, Dean Cundy. Questo è Dean Cundy e Robert Zemeckis. This is that camera I referred to that is run by the Tundro. It's the VistaVision camera that was able to edit inside the camera. It would splice the film so Michael can play the multiple roles. Mm-hmm. E questa che vedete è questa camera innovativa che hanno creato apposta per Ritorno al Futuro Parte 2, che permette di fare le scene tagliate in sezioni e permette agli attori di essere presenti in vari personaggi nella stessa scena. And you see I'm being strapped in for that spinning effect for the pizza. E qui lo stavano praticamente mettendo nell'imbragatura per fare quella scena di cui abbiamo parlato prima, che poi è stata tagliata, dove doveva ruotare per la cena con la pizza. These are very nice. One of the most complicated or longest nights when Lorraine pulls the shade from the projected image out the window and there's a brick wall behind it. So nella scena in cui Lorraine tira giù la tenda dalla finestra e c'è il paesaggio. The special effect kept being blown by the flicker of the slide projector. Praticamente gli effetti speciali continuavano ad essere rovinati da il proiettore che lampeggiava. And in about the 20th hour of this long shoot day, we were sent to our third dinner break. E quindi alla ventesima ora di che stavano filmando, l'hanno mandati alla terza pausa pranzo, diciamo. And when we came back, Zemeckis explained to Leah, just, you know, hold the cord out and say your line to the camera and pull the shade out a little bit. That'll give us time to get the machine off, miss the flicker and let go. Ok, quindi Zemeckis ha detto a Leah Thompson di tirare giù la tenda piano, perché così praticamente gli dava il tempo di skippare il lampeggiamento di questo proiettore per poter finire questa scena che non riuscivano mai a finire. And we got it. E ce l'hanno fatta così finalmente dopo 20.000 ore. It worked and we could go home. E finalmente potevamo andare a casa. But it took another hour for us to get to remove the makeup. Ah, ok, ma dopo tutto questo ci è voluta un'altra ora per tirarsi via tutto il trucco. So it took 4 hours a day to apply the makeup. Ci volevano 4 ore al giorno per mettere il trucco. And another hour to remove it. E un'altra ora per tirarlo via, quindi 5 ore in totale al giorno. So you can see here Michael with his makeup artist and hairdresser being made as Marlene, and Bobby as Marty Senior and Kevin as Marty Junior. Ok, qua c'è Michael J. Fox che lo stanno truccando da Marlene e ci sono le altre due controfigure, Bobby e Kevin, che fanno Marty Senior e Marty Junior. This shot was used as a lobby card around the world. Ok, questo è stato usato come una cartolina in giro per il mondo. A lot of these are repeats, I'm sorry. And this is with Eric Stoltz. Eric Stoltz. Okay, do you think we can go to the videos? I remember you had a very nice video of the dance. Yes. It's a shot I took of Chris Lloyd and Freddie playing Einstein. Ah, Freddie was his name? Yeah. Questo è Christopher Lloyd con Freddy che è Einstein. His handler was a good friend of mine, Mathilde.
And there's a close-up of George's watch there. Ah, fa vedere gli orologi di George. Let's see if I can get to... there's some makeup stuff. And there's Mathilde, Freddy's handler. Ah, e questa era la praticamente la guardiana, insomma, istruttrice di Einstein, il cane, con cui lui era molto amico. He was a good friend of mine. So, you want to see the video? Yeah, I remember you had a very cool video of the dance. Quindi ora Jeffrey ci fa vedere un video backstage del ballo in Canto sotto il mare. Let me pull that up here. How do you say just a moment in Italian? Solo un momento. Solo un momento, por favor. Vediamogli un attimo. Ok. Ragazzi, rientro al volo per dirvi una cosa molto, molto, molto interessante, in modo che il tempo che cerca Jeffrey lo chiacchieriamo io e te. È stata veramente delle immagini uniche, interessanti, piacevoli, davvero appassionato. Su questo ringraziamo tanto Jeffrey. È stato, come direbbe nel film, un'esperienza educativa. Che ne pensi, Alan? Sì, sì, molto educativa. So have it ready when you want. Yeah, ready. Can you see it? Yeah, it's going now. Quindi questo, this is the makeup, right? Yes, this is Nancy Vasta and Sunny Berman doing my makeup, applying the prosthetics. Sono questi sono i truccatori che gli stanno applicando tutto il trucco che ci voleva 4 ore per farlo. The makeup artists that worked on the show were the top in their craft, in their art in Hollywood at the time. Dice che i truccatori che hanno lavorato a Ritorno Futuro erano il top del top al momento a Hollywood. You see Leah in the next chair, that's Marvin Westmore working on her with Mike Mills. Marvin's family is legendary in the makeup world. Nella sedia di fianco a lui c'è Leah Thompson con il suo truccatore Marvin, che era un truccatore leggendario a Hollywood. The Westmore family, yes. Della famiglia Westmore. And Mike Mills is also working on Leah. He was the foreman on Beetlejuice. Ah, quindi c'è anche il truccatore che sta lavorando con Leah Thompson, era anche uno della troupe di Beetlejuice, famoso film con Michael Keaton. We had, let's see, the Kenny Myers and Zoltan, who got the Academy Award for Mask. This is before I'm painted. Questo è lui prima che lo dipingessero, perché ovviamente gli applicano le protesi e poi va dipinto. After a couple hours, they'd let me take a quick break, you know, to get a bite to eat or something, and then I come back for a couple more hours. Wow. E quindi dopo un paio d'ore li lasciavano fare una piccola pausa per sgranchirsi e mangiare qualcosa, e dopo tornava dentro per altre 2 ore e finire il trucco. All this footage is from the making of Back to the Future 2 documentary. Tutti questi filmati sono dal documentario Making of di Ritorno Futuro Parte 2. And where can people find this? You can. It was all deleted. That's why I've never seen it. they didn't want this, of course, to get out because, you know, using Crispin's life mask makeup, they didn't want him to do as if he was, you know. Quindi queste immagini non sono presenti da nessuna parte, le state vedendo solo qua, perché ovviamente non volevano che si vedesse lui che veniva truccato come Crispin Glover. My darling dear, love you for all the time. I'm just a fool in love with you. Wow, this is amazing. So I'm guessing that it was pretty hard to kiss with all that makeup on. Yes, I felt sorry for Leah, you know, having to kiss the mask. Yeah. Praticamente dice che sentiva dispiaciuto per Leah Thompson perché ha dovuto baciare praticamente la maschera.
But she was a good sport. Ma sì, lei, insomma, non gli ha dato fastidio. Cool, awesome. So I have any number of different things to show. I have cosplay that I've seen from around the world, all Back to the Future, or cast reunion shots. Mm-hmm. See, what you have any desires? So first off, Alessio is saying that Stefano Pinto is saying hi, saying hello. Hey, but I've been friends with Stefano for many, many years. He's a filmmaker from Italy. Mm-hmm. In fact, I'm friends also. My friend Francesca had written me a number of years ago. A gentleman named Nicola Marcaccini. I'm not sure I'd say it right. Yeah, I know. Yeah, I know. He started the Italian DeLorean Club, mm-hmm. and Future Club, and then Francesca sent me his book, which I sent around to Leah and James and, you know, various of the cast members to sign for the Familia. Uh-huh. E quindi praticamente questa ragazza Francesca, che conosce Jeffrey, gli ha mandato il libro di Nicola Marcaccini, che è stato il fondatore del club italiano DeLorean. Marcaccini. E lui praticamente ha mandato copie di questo libro anche a Leah Thompson e a tutti gli altri suoi amici del cast. And for those of you who don't know, unfortunately, Nicola died young from cancer. Yeah. Sì. Vediamo. Ringraziamo tantissimo anche Andrea Sandrone, che ci ha dato praticamente un grande aiuto per avere Jeffrey Wiseman qua con noi. So big thanks to Andrea Sandrone as well, who put us in contact with you as well for this episode. Yes, Andrea Sandrone in Turin in 2008, when we had our huge market crash, mm-hmm. On the last day of shooting, mm-hmm. asked makeup to save my makeup, my old George makeup. E quindi praticamente dice, sta raccontando come ha conosciuto Andrea Sandrone nel 2008, quando c'è stata la crisi, soprattutto in America, ma in tutto il mondo. Praticamente lui, quando ha finito le riprese, ha chiesto ai truccatori, alla gente della troupe, di mantenerli il suo trucco da George McFly e di tenerlo conservato bene. In 2008-2009 I contacted Andrea to see if he was interested in it, and he bought it from me for his museum in Turin. He has a back to the museum. E quindi nel 2008 lui ha contattato Andrea, che sapeva avere il museo, che fosse un collezionista, e gli ha chiesto se voleva comprare il trucco da George McFly, e Andrea l'ha comprato da lui. I had a friend. Had a family like this for me. Oh wow, that's cool. So that's a handmade. Yes, fan-made. Brad Fife, who's a cosplayer who does Griff. Oh yeah, Brad Fife. So we're probably gonna have him on another interview talking about the NAC Max as well. E quindi Brad, che è un altro ragazzo fan del Ritorno Futuro, esperto di NAC Max, e probabilmente lo avremo in un'altra intervista. Gli ha fatto quella scultura custom di George McFly a testa in giù. This one doesn't quite look like Crispin or me, but this one's, you know, close. Yeah, that's great. Yeah, the fan art has been wonderful from around the world, of all ages, people of all mm-hmm. ages sending you fan art. Yeah. So, do you want to show us anything else about maybe the fan art or sure. Anything else that you have to show us? I do. Let's see what I got here. Quindi adesso ci fa vedere altri video e foto, qualcosa che ha in merito a tutta la fan art, quindi tutto giocattoli o cose che vari fan in giro per il mondo hanno fatto e gli hanno mandato, o cosplayer anche. First I've got some of the cast reunion. Ah ok, prima di tutto c'è alcune foto di reunion col cast. This was Michael and Harry in London. E questo è a Londra nel 2015. This is from the Back to the Future cruise in 2015. Questo è dalla crociera di Ritorno al Futuro nel 2015. Dean Cundey and Harry, me and Don Fullove, Mark McClure, Kevin Pike and Andrew Probert, all from casting crew. Sì, c'è un po'
un po' di gente dal cast, un po' di gente della crew, della troupe. This was from the first cast reunion in 2009 in Hollywood. Wow. So first cast reunion from the movie? Yes. Wow. So, quindi questa è una foto della prima reunion in assoluto del cast che è stata nel 2009. So James, Claudia, Christopher, Michael, Leah. Ci sono tutti, c'è James, Claudia Wells, Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Leah Thompson. Me. Lui. Francis Lee McCain, who played Lorraine's mom, and Mark McClure, who played Dave McFly. Quelli sono Francis e Mark McClure. Francis è quella che ha fatto la mamma di Lorraine. And e Mark McClure è quello che ha fatto il fratello di Marty. Mark's dog is Einstein. No. Ok. Another shot from members of the cruise and with cast. And questa è un'altra foto della crociera con i membri del cast. Let me get another one up here, just a moment. Mm-hmm. See, I think, did we show this one? Here we go. My share screen once again. Mm-hmm. Some more reunions with Claudia and Chris for a screen trilogy. È un'altra reunion con Claudia Wells e Christopher Lloyd per uno showing della trilogia al cinema. One of the first reunions I did was with just James, Mark and Claudia in Milton Keynes in England. Nice. I recently did a Zoom like this for the Japanese Team Fox. Oh, wow. And everyone showed up in cosplay. Nice. Quindi qui è lui che ha fatto una chiamata Zoom con il team giapponese della Fondazione Fox e si sono tutti presentati in cosplay. London Comic Con with Chris and Ricky Dean Logan and Leah. Ok, questa è London Comic Con, sì, con Christopher Lloyd, Leah Thompson e Ricky Dean Logan, che è quello che ha fatto Data nella gang di Griff. Hi, this is at We're Going Back, which is a Parkinson's fundraiser, yeah. Where folk fans from around the world come and visit the shooting locations. Mm-hmm. Questa è una foto dell'evento We're Going Back, che è uno degli eventi più grossi che si fanno a Los Angeles per Ritorno Futuro, dove visitano anche le location del film. Visiting the plaza where Biff's Pleasure Palace was. Mm-hmm. Here with Billy Zane at Comic-Con in San Diego. Questo è con Billy Zane a Comic Con San Diego e Billy Zane è quello che ha fatto uno della gang di Biff negli anni 50. This is when profiles in history were selling, auctioning off the DeLorean time machine from part 3. Ok, questo era anche quando Profiles in History, che è un'agenzia di aste, stava vendendo la DeLorean di Ritorno Futuro parte 3, quella usata nel film. And I do host and guest and entertain at the DeLorean car show, the DeLorean owners shows. Wow. E fa anche il presentatore presentatore intrattenitore agli eventi DeLorean che fanno i vari club DeLorean in America. Hold on here. Can you see this? Or are we still sharing? Not yet. Let me pick this just a second. Okay. Just a few more shots here of one of the few shots that exist of me without the makeup on. Questa è una delle pochissime foto che ci sono del backstage di lui senza trucco, assieme a Leah Thompson. With Elizabeth Shue in my trailer. Questa è con Elizabeth Shue nella sua roulotte. Sempre con Elizabeth Shue. More of the various shots from the set. Nice. Questa è la gang di Griff con Michael J. Fox. And I think most of these we've seen, so. Yeah. Mm-hmm. Cool, very cool. So I have the... The Mr. Fusion band. If you want to, do we have time? Yeah, sure. Yeah, I think so. Yeah.
Quindi Jeffrey ha anche una band tributo a Ritorno al Futuro, dove lui suona la chitarra con altri membri del cast e della troupe, eccetera. E adesso ci fa vedere alcuni spezzoni. So in 2015, my wife and I produced the Back to the Future cruise to win Parkinson's. Quindi nel 2015 lui e sua moglie hanno creato la crociera Ritorno al Futuro per raccogliere fondi per il Parkinson. And the last night of the cruise we had our own Enchantment Under the Sea dance. E l'ultima notte della crociera hanno avuto il loro ballo Incanto sotto il mare. And so this is the band I put together, is just excerpts from that concert. Ok, e questa è la band che hanno messo insieme per questo concerto, e adesso ci fa vedere un pezzettino del video. Bellissimo. Very nice. So this is you on the guitar, and then we have Harry on vocals. Yep. Questo è Harry, che è quello che canta, e tu anche. Mary Goldie Wilson, Gone Full of Love on bass. Al basso c'è Don Fully Love, che è il sindaco Goldie Wilson. Sorry about that. So it's Don Fully Love on bass. Sì, c'è Don Fully Love al basso. Dave McCoy, Mark McClure on drums. Ok, Mark McClure, che è Dave McCoy, al batteria. E la band era chiamata Mr. Fusion. Nice, very nice. See if I can get that to escape. Let's see. How do I stop? Oh. Okay. Okay. Cool. Anything else you wanted to show us? Or we can go ahead and have some of the questions from the audience, maybe? Sure. Facciamo some questions. Qualche domanda dal pubblico? Alessio? Occasione, rientriamo tutti quanti e leggiamo qualche domanda su che è arrivata, per favore la puoi naturalmente tradurre. Mm-hmm. Aspetta che ne sono arrivate tantissime, veramente veramente tante. Andiamo a leggere, c'è qualche domanda. So we have a lot of questions from the audience. Ok, questa è simpatica. Allora, ok, so yeah, Giovanni says, great Jeffrey, we want to elect you as class leader, you know how they say in the movie, the class president, I don't remember how they say it in English in the movie. Sure. Yeah, that's cool. Ecco questa domanda. So this is in English. How did you manage to shoot with your head upside down? And how long was the wait or preparation for these shots? As I said already, 4 hours to get into makeup. And then we only had Michael on weekends and then the evening, since he was finishing Family Ties during the day. Mm-hmm. Allora, praticamente dice, erano 4 ore per fare il trucco. E avevano Michael J. Fox a disposizione solo alla sera, durante la settimana e nei weekend, perché durante il giorno filmava ancora Family Ties. And so we'd shoot all through the weekend. If, often, like I mentioned, we had 19, 21, 26 hour long days. E quindi filmavano tutto il weekend, spesso per approfittare di avere Michael J. Fox. And sometimes, sometimes less than 8 hours before we'd have to be back in the makeup chair. Okay, e quindi praticamente avevano sì tipo meno di 8 ore e poi dovevano tornare ancora nella serie, sì, cioè sulla sedia del trucco per ricominciare da capo. Quindi avevano giusto il tempo per dormire e tornavano da capo. Cool. Next question. So Mauro is asking why the beard.
it's I call it my pandemic fur. Okay. La chiama la sua pelliccia da pandemia, quindi per il COVID. I when the pandemic hit, you know, I had fans from Italy writing me in January and February, telling me to tell America, don't do what we did. You know, I was. Yeah. Dice che quando tutto il COVID è iniziato, aveva fan dall'Italia che gli scrivevano per dire, state attenti americani, non fate come abbiamo fatto noi, però evidentemente non ha funzionato molto bene. I had all of my movie appearances, personal appearances, live appearances, live work, all canceled. I probably lost, you know, $50,000 worth of work. Sì, praticamente aveva un sacco di appuntamenti, show, tipo Comic-Con, cose varie, tutto cancellato ovviamente per il COVID. Non è un bellissimo momento per gli attori, questo. And because of the fans from Asia and Italy telling me what a nightmare it was for them, on my social media, I'm telling Americans, you know, we've got to wear masks, we've got to socially, we've got to close things. They still don't listen. E quindi niente, lui è molto responsabile per il COVID e sta dicendo a tutti di mettersi la maschera e di rispettare le regole, quindi... Allora, questa domanda è interessante, poi se vogliamo dire a Jeffrey se ci fa vedere chiaramente un suo sito, un qualcosa per gli autografi, eccetera, prima, in tempo lui si organizza, facciamo un pezzettino di Valley Band, ok? Ok, so one question from Gabriele, and then if you want to prepare a few of your website and social media to show people. Sure. I just want to add that I'm growing the mustache mainly right now because I'm going to play Mark Twain. Okay. Si fa crescere i baffi perché dovrà fare il ruolo di Mark Twain. Non so se è vero o se è uno scherzo, ma cool. Quindi, so Gabriele is asking, "Hey Jeffrey, are you still friends and are you still seeing some of the members from the cast?" Yes. Dice di sì. Gianluca, did you accept the fact that you need to use a prosthetic face instead of yours? How was that for you? Like, was it weird? Yes, it was very weird. It was uncomfortable because of the awkwardness. And eventually, I did not know until I was well into it that they didn't have Crispin's permission. Okay. To use, like, quindi si dice che è stato molto strano, molto... come si dice, non confortevole, e soprattutto lui non sapeva fino a quando era già dentro il film da un bel po' che tutta la troupe non aveva avuto il permesso da Crispin Glover per fargli il trucco, quindi si sono creati un studio like Universal would get the licensing together, you know. Sì, ti immagini che un studio come Universal si preoccupi di prendere le licenze e di chiedere prima di fare una cosa così, invece no. And because I was friends with Crispin, I had helped him when it came out that he wanted to sue to get justice, and that kind of blew up in my face. Crispin no longer would talk to me, and now, you know, the studio was didn't treat me very well either. Okay. E quindi praticamente quando è successo che Crispin ha voluto fare causa agli studios, lui ha praticamente cercato di aiutare Crispin, ma la cosa in qualche modo gli è scoppiata in faccia, nel senso che Crispin non gli parla più e lo studio anche si è comportato in modo un po' non troppo bello con lui. Quindi, così. So Mauro is asking, Jeffrey, I don't see the question anymore. Non vedo più la domanda, Alessia. Ok, Mauro is asking, ha qualche cosa che bolle in pentola, qualche film orizzonte. Ok, so Mauro is asking if you have any movies on the horizon, anything that you're working on, that you're going to be working on next? I like I mentioned, I'll be playing Mark Twain. Okay, so that wasn't a joke. Because yeah. I thought it was a joke. Cool. No, awesome. I finally, the first job I've had since the pandemic, I got a little money to develop a script to do Mark Twain's history for education. Cool. Quindi sì, praticamente dice che farà la parte di Mark Twain per questo. So is it a TV show or a movie or what is that? I'm hoping it's going to be a Zoom education for schools and homeschoolers. Ah, nice.
Ok, quindi farà praticamente questo show per le scuole come educazione per la storia e farà la parte di Mark Twain raccontando la storia di Mark Twain. Per questo si sta facendo crescere i baffi. And I have two other films that were postponed due to the pandemic. One shooting up in Oregon, another one shooting in New Mexico. Waiting for the pandemic to subside. E altri due film su cui dovrebbe lavorare, che però sono in pausa un po' per tutta la faccenda Covid, insomma, quindi incrociamo le dita. My wife had 5 brain tumors and she's cancer free, but I can't bring home the COVID. Quindi sua moglie ha detto che ha avuto 5 tumori, per fortuna li ha passati, però sì, ci mancava solo il COVID, diciamo. Allora Alan, come ti dicevo, se vogliamo chiedere a Jeffrey se ci vuole far vedere il suo sito o come qualcuno può richiedere un autografo o un video, magari glielo dice, il tempo li si organizza, ci fanno un brano volante, il Valley Band, con piacere. Aspettiamo la risposta e ci organizziamo. Ok, so now we're going to have a little jingle from the guys of Hill Valley Band, and in the meantime, if you can prepare your site and the other things to share. Cool. Okay. Grazie Valley Band, eccoci rientrati, se Monica vuol dire la tua, e aspettiamo che appunto Jeffrey ci faccia vedere il suo sito o altre cose che vuole condividere. Devo dire che sta veramente venendo una bellissima diretta, e vedere tutte quelle foto e video inediti, mi siamo riproiettati nel 1989, cioè, quindi è veramente una grande emozione e sono contentissima, quindi veramente è bello. So Monica says thanks a lot for showing all of the photos and videos, it felt like we were back in 1989 and it was very wonderful from you to show us that, so thank you. Thank you, and I see the note from Argentina. Grown to, you know, I was kind of obscure because of the controversy, and I was discovered really by the fans. Okay, dice che praticamente lui è sempre stato un po' praticamente nell'ombra rispetto a tutti gli altri attori per il fatto della controversia che è successa con Crispin Glover, ma praticamente grazie ai fan è stato un po' più riscoperto poi. I mean, some of the shows that I've done, the Pale Rider with Clint Eastwood, or the show I did with Dick Van Dyke, or the Saved by the Bell. You know, I have fans from those different things, but nothing compares to the Back to the Future worldwide fandom. Mm-hmm. Si dice che aveva un po' di fan per i suoi altri progetti, quindi Pale Rider che ha fatto con Clint Eastwood, ha fatto un'apparizione anche a Bayside School, che in inglese si chiama Saved by the Bell. Ma niente si paragona a tutto l'universo dei fan di Ritorno al Futuro, che è una cosa gigante, diciamo. E io, se possibile, vorrei fare una domanda, naturalmente, a Jeffrey, con la tua traduzione. Dopo la controversia che ha avuto tra Universal, Crispin Glover, eccetera, senza fare nomi, ha avuto nel cast attori che gli sono stati più vicino e invece attori che per questo problema si sono allontanati? So adesso is asking if basically, after all of the mess with Crispin Glover and Universal, if any of the members from the cast were like
more friendly to you, and if others maybe left you a little bit on the side after this? I've been embraced pretty much by everyone. There's only been a few times that we've seen Michael, and he's always been very warm. And I've gotten, even though I had no scenes with Christopher, we've spent a lot of time together, and he's very warm and friendly. I've been very friendly with Leah and James and Francis and, you know, Harry. Everyone's been quite lovely. Yeah. Si dice che praticamente li sono stati tutti praticamente molto amici, molto gentili, nonostante abbia visto Michael J. Fox quelle poche volte agli eventi e raduni che hanno fatto, è sempre stato molto cordiale, molto gentile, e anche Christopher Lloyd, nonostante non abbiano mai avuto scene insieme nel film, comunque l'ha incontrato un sacco di volte e sono molto amici, lo stesso con Leah Thompson e gli altri che ci ha fatto vedere prima, quindi sì. At the first reunion in Hollywood in 2009-2008, it was the first time seeing the effects of the Parkinson's on Michael. Mm-hmm. Dice che nella prima reunion che hanno fatto, 2008-2009, era la prima volta che iniziava a vedere gli effetti del Parkinson su Michael J. Fox. And I think, you know, for Chris and Leah, Mark, myself, Claudia, those of us and James that were there, I think we were all a little bit in shock because we were seeing how it affected his body and drove him to move involuntarily. Yeah. It was very upsetting. E dice che sì, sono tutti rimasti un po' sconvolti perché comunque si conoscevano tutti un po' come una famiglia, i vari attori, ed erano abituati a vedere Michael J. Fox sempre comunque energetico, ma vedendolo con gli effetti del Parkinson sono tutti rimasti un po' sconvolti. But he is still Michael, he's still feisty, wonderful, smart and funny. Ma sì, dice che comunque è sempre Michael J. Fox, quindi è sempre divertente, sempre carico e insomma e non si fa abbattere da quello che gli succede. Good. Cool. Okay. Ragazzi, avete delle domande? Sia il Valley Band sia Monica, noi fra un quarto d'ora poi chiudiamo, insomma, e sempre che poi Jeffrey non abbia nulla da condividere. Okay, so maybe we have a few questions from the guys and can I show some, while the questions are going, can I show some of the cosplay? Yeah. Quindi ci fa vedere alcune foto del cosplay che ha visto in giro per il mondo. Is it showing? Yes. So cosplayers from around the world, this is like the German Biff. Questo è Biff tedesco. And my friends, other German friends of mine who have come to visit me even. Nice. Ci sono altri suoi amici che sono venuti a vedere a Los Angeles. Kevin Bosch is like a Uber Back to the Future fan who's helped put together huge events like the last We're Going Back event when it was actually canceled and yet people from around the world still came. So he put together events for that to make up. And this is where we shot the exterior for the Hill Valley High School. These are all fans from around the world. Questa è la scena in front davanti a dove hanno girato la scena della scuola. Con fan di tutto il mondo. We'd visit the Hill Valley Square and Universal Studios. Questa è la piazza del Valley agli Universal Studios. Also a fundraiser for Parkinson's. E questo evento era anche una raccolta fondi per la fondazione del Parkinson. Bello. Nice, wonderful. Quindi abbiamo domande, ragazzi? Volevo chiedere una cosa, Alan, una curiosità. Quale tra i gadget in suo possesso, o indumenti o oggetti, da cui non si può per niente separare, della serie, alla domanda toglietemi tutto, ma non... Cioè, non come quello. La finirebbe lui? Ok, so the guys are asking if you have any other props or... clothes, anything else left from the movie, and if there's anything that you would never like sell or basically separate. I you know, I didn't have sticky fingers. I didn't necessarily steal and take anything from
the set. I still have this photo here. Can you see this? With what Andrea's my makeup there in his I have this photo which was used on screen. And dice che praticamente non ha non è stato uno di quelli che rubavano le cose dal set e quindi non ha tantissime cose rimaste. Quella che abbiamo visto prima era la sua maschera del trucco che è stata venduta ad Andrea Sandrone e lui ha ancora quella foto che c'era di fianco che era una foto stata usata nel film. I have my script and I have the crew and cast and crew jacket, some production stills or continuity Polaroids. Ha ancora il suo copione, ha ancora delle Polaroid usate dal insomma dalla produzione e altre cose comunque un po' più di sì, un po' cose tipo documenti, cose del genere. And I have this artwork that the fans have made for me. This was written drawn by a 12-year-old Australian boy. That's nice. Quindi questo disegno l'ha fatto un ragazzino di 12 anni australiano. E ci fa vedere un po' di altre. Another fan just made this action figure. Questa è un action figure che gli ha fatto un fan a mano. Let's see what else I have. Oh, you want to see my website? Yep. Okay, adesso ci fa vedere un po' il suo sito e dove possiamo contattarlo, dove tutti possono contattarlo. Yeah, I'm a little slow on my tech, excuse me. It's okay. Nel senso che se qualcuno vuole chiedere un video, una foto, eccetera, in America c'è l'usanza che normalmente ha un prezzo, ma non un prezzo esagerato, e lo possono richiedere. So people can essentially send you an email and ask you for gadgets, photos, and stuff like that, right? Sure. If folk want to visit my IMDb page, you'll see all my credits here. Quindi questa è la sua pagina su IMDb, che è un database di film. Potete vedere tutti i film su cui lui ha lavorato, e poi ha il suo sito anche, e vari social media dove potete richiedere foto, gadget, oggetti. And I'm scheduled to appear with Peter Weller from nice, RoboCop. I love. You can see I have the posters from RoboCop right in the corner there. We were to be at Bellaria Marina Igia, Igia, in May of 2020. And of course, the pandemic canceled that or postponed. Yeah. And it's been rescheduled for May of 2021, though I don't know if the pandemic will allow that still. So if you're up near Bologna, it may announce soon that it's moved. So please stand by. Yeah. Quindi praticamente lui doveva essere ospite allo StarCon a Bellaria, vicino a Bellaria, mi sembra di aver capito, ma è stato rimandato per il Covid e ora la data prossima è a maggio di quest'anno, ma probabilmente potrebbe essere posticipato ancora, quindi tenete d'occhio il sito se volete andare lì e ci sarà anche Peter Weller, che è l'attore che ha fatto RoboCop. And if you go to jeffreyweissman.com, you can email me here from the homepage. And then if you scroll down the side here, it'll open other pages about me. And if you go to the movies and television, I have a page about my work as Mark Twain, from Twilight Zone movie, Pale Rider. There's a whole Pale Rider gallery. I have actually newer photos from that and Twilight Zone. And then the Back to the Future. These are some of the photos I have available. So that's at jeffreyweissman.com on the movies page. Okay, quindi c'è il suo sito che è jeffreyweissman.com. Se volete andare a dare un'occhiata a tutti i film a cui lui ha lavorato, ci sono un sacco di foto, eccetera, e trovate anche la sua email per chiedergli, insomma, per foto, autografi, eccetera. I have the Pizza Hut foil.
the action figure. C'è anche un sacco di questi gadget, Pizza Hut, la bustina, le action figure, le foto. What you should do is email me and I'll send you what I have available, little samples you can pick out. And I'm very generous, you know, even though I try to sell for market value at $40 a picture, if you say you're from this broadcast or the Hill Valley Italia, I'll give you a very good deal at price. Okay, cool. Items quindi dice che se gli hai mandato un'email chiedendo foto, autografi o gadget del genere, e di solito il prezzo dice che è intorno ai $40 per foto con autografo, ma se dite che arrivate da Il Valle Italia, da questa trasmissione, insomma, vi fa uno sconto anche. Also, if you want me to do a shout out, you know, birthday, holiday or some kind of greeting, you know, just email me and we'll talk. Ok, e dice che se volete gli mandate email e può fare anche, per esempio, video di compleanno e robe del genere. Sì, insomma, quindi tutto via email. Scusate, la Francesca che parlava appunto del libro portato a Jeffrey. Mm-hmm. E lei che la Ciao Francesca. This is a message from Francesca. She says, "Hi Jeffrey, I'm very happy to see you in this live streaming. I hope I'll be able to meet you in person at the next event in Italy and many greetings from Italy, from Bologna." Nice. Volevo anzitutto ringraziare Jeffrey, ma comunque fare anche un discorso a margine su autografi e gadget personalizzati. Cioè, si ha la possibilità, questa è una cosa che in Italia ancora devono digerire, ma si ha la possibilità di avere un qualcosa che ti rimane nel tempo, ovviamente, da parte di una persona che ha lavorato nel film, in un prezzo che secondo me è abbordabile. Quindi io personalmente l'ho già fatto con anche lui, altri attori, eccetera. È un'occasione che secondo me va sfruttata. Mm-hmm. Che cosa ne pensate, Monica, la band, eccetera? Siamo in sintonia. Assolutamente sì. Assolutamente sì. È un ricordo che poi ti rimane. E quindi poi io da collezionista non posso che non essere assolutamente d'accordo, però alla grande, una foto ti rimane. Sì, siamo d'accordissimo anche noi, anche perché già abbiamo iniziato e era solo per dire ad Alan: non sei l'unico ad averla, anche se eravamo in formato tascabile, ma ce l'abbiamo grandi. Va benissimo, si parte da qualche parte e si comincia. Send that to me and I'll sign it. Ok, quindi se gliela mandate vi fa la firma anche. Se puoi tradurre quello che abbiamo detto a Jeffrey, per favore. So everybody says that, basically, it's kind of an invite to people, to everybody that's watching the show, to send you emails to ask for stuff, because it's a very good opportunity to have something from you. I need it. It's very nice, yeah. And it's good for you. So, everybody's very happy. The photo of me as Puccinella Citrullo. Okay. I have, since 1978, have performed in Commedia dell'Arte. Ah, nice. Dice che dal 78 ha lavorato nella Commedia dell'Arte, quindi quello di prima era lui da Pulcinella. I played Pedrolino, Arlecchino, Capitano, Brighella and Pulcinella. E quindi sì, ha fatto un sacco di ruoli da teatro, da Commedia dell'Arte. We have a question from Anthony. He says, ask Jeffrey... Okay, so Anthony, who is a very big fan, like we all are, has a whole kind of a tattoo sleeve, like I do. But the cool thing about his tattoos is that essentially, like he's having cast members basically doing autographs on his skin, and then he's having those basically tattooed. Wow. So he says that if he ever meets you in person, he's gonna have that done. Oh boy, I better start practicing. Si dice che deve iniziare ad allenarsi perché non vuole fare una firma brutta, insomma, per Anthony. Alan, sentiamo un attimo Jeffrey se ha qualcos'altro da condividere, altrimenti facciamo un giro di ultime riflessioni tutti quanti e poi ci salutiamo. Abbiamo fatto un'eccezione, dicelo, su questa puntata, visto l'ospite speciale, siamo andati oltre l'ora canonica.
Okay. So yeah, Jeffrey, if you have anything else to show us, social media accounts, I know you have them, but yeah, they are. On Twitter, it's at Jeff, J-E-F, just one F, Weissman. Yeah. Okay, so quindi c'è Twitter, che li vedete anche qua in fondo allo schermo, and Instagram. Instagram, right? At Jeffrey J. Weissman. Instagram, Jeffrey J. Weissman, è qua, lo vedete anche questo. Quindi sì, sono questi i social, Facebook, Twitter e Instagram. And okay. Facebook, I have a fan page. My personal page, you know, is maxed out at 5,000. Mm-hmm. And I have almost 500 friend requests in line. Wow. Dice che la sua pagina personale Facebook ha raggiunto il limite delle 5,000 persone, però se volete ha la fan page che potete seguire. So I have a fan page at Jeffrey Weissman Actor. Ok, e la fan page si chiama Jeffrey Weissman Actor. Perfetto, ragazzi. Giro allora finale di riflessioni di tutti quanti. Inizio magari io ringraziando Jeffrey, dicendo che è stata una puntata speciale, unica, un regalo meraviglioso per tutti quelli che hanno ascoltato e visto in Italia, e ci auguriamo di fare al più presto una seconda parte con lui, perché siamo rimasti veramente ipnotizzati dai suoi racconti. Ok, Alessio says... Thank you so much for being on the episode. It's been a very special episode for him and for everybody else involved. And thanks all for sharing everything that you have. And hopefully we can do a part two, so you can keep showing us everything else that you've got, since I know you have like 3 hours of stuff to show us. Grazie, bello, si bella. So it's wonderful for me to be here. I thank you. Thank you. Stay healthy, stay safe and compassionate. Dice di stare in salute, di stare insomma safe, sicuri, e di avere compassione per tutti gli altri. And I'll see you in the future. E ci vediamo nel futuro. Prego, adesso parola a Monica. Niente, io voglio fare un'ultima domanda, se è possibile, in attesa poi di vederlo direttamente a StarCon, Covid permettendo, visto che è una domanda che viene fatta a tutti gli attori, se anche lui è concorde nel non fare un proseguimento, quindi un ritorno al futuro 4, oppure se invece lui sarebbe la voce fuori dal coro e nel caso sarebbe d'accordo. Ok, so Monica is asking if you are basically agreeing with everybody else on the not do a Back to the Future part 2, or if you are like pro on doing it. Part 4? Yeah. Part 4, sorry. They're you know, fans from really the first fan club, Back to the Future fan club, was in 1994, I think. Mm-hmm. And fans in a newsletter called the Hill Valley Telegraph. Mm-hmm. I fan del primo fan club fondato nel 95 e altri fan da questa newsletter chiamata Hill Valley Telegraph started putting out their ideas for Back to the Future Part 4. Hanno praticamente cominciato a mettere fuori delle idee per Ritorno Futuro Parte 4. Some have written the entire script. Wow. Alcuni addirittura hanno scritto un copione intero. I have a fan that writes me regularly from Russia who has a whole new generation of Back to the Future script written. Ha un fan russo che ha pronto praticamente un'intera nuova saga di Ritorno al Futuro. You know, the Bobs have said time and again, as long as they're alive, there won't be a Back to the Future Part 4. Sì, Bob Zemeckis e Bob Gale hanno detto più volte che finché sono vivi non si farà. Though I had a fight, well, not a fight, but an argument with Tim Ross from Star Trek, who thinks that if Universal wants to do it, they will. Ok, quindi lui dice che ha avuto una discussione con Tim Rogers di Star Trek, e che dice che se Universal un giorno deciderà che lo vogliono fare, ha detto che lo faranno.
Questo okay. È quello che dice. Un'ultima domanda da parte vostra, il Valley Band, o un saluto, una riflessione finale? Sì, intanto voglio fare una riflessione, quella che lui è una miniera di immagini, di tutto, è un'enciclopedia del film, sinceramente. E una domanda è se lui ha conosciuto, ecco una mia curiosità, se lui ha conosciuto i doppiatori nel corso degli anni che hanno nel mondo dato voce al suo personaggio. Okay, so the guy says they loved the images, videos as well, a ton of stuff in there, and they are asking if basically you have ever met the people that have done the voiceover in the various countries around the world to your character. No, I haven't. I know I've seen just recently my footage from the Japanese version. Ok, dice che non li ha mai incontrati, ha visto di recente la versione giapponese. I have heard that you on this show just had Michael's Italian voice actor on. Dice sì, che ha visto che abbiamo appena avuto Sandro Acerbo. It would be really fun to do a worldwide reunion with all that talent. That would be splendid to see. Si dice che gli piacerebbe molto fare una reunion mondiale con tutti i doppiatori, diciamo. Ragazzi, allora, in questo momento andiamo ai saluti. Io intanto aspetto al volo la base. Vi chiedo un favore, Alan, Monica e l'altro alle band. Un grandissimo applauso a Jeffrey Weissman. Grazie. Big thanks to Jeffrey. Meraviglioso. Abbiamo avuto Jeffrey Weissman con noi, Alan, Monica e il Valley Band. Come sempre, questa è una puntata che vedrete su Facebook ma anche su YouTube. Ringraziamo veramente la presenza. Noi ci vediamo sabato prossimo e ancora grazie mille Jeffrey per il regalo. Alla prossima, grazie. Thanks a lot.